Buongiorno Stefania. Buongiorno, buongiorno Calogero. Oggi abbiamo una sessione di ipnosi regressiva per te. Esattamente, adesso ci racconti quali sono i punti che dobbiamo toccare con questa ipnosi. Sì, dunque, intanto un aspetto che riguarda la parte proprio fisica, perché io ho dei problemi che forse non dipendono da nulla, però legati alle gambe e alla deambulazione. E poi dei problemi legati a tutto l'apparato digerente, quindi comincio con lo stomaco, soffro di gastrite e l'intestino perché ho i diverticoli e insomma sono messa abbastanza male. Questo mi dà anche molte intolleranze alimentari e quindi è un disturbo di natura fisica abbastanza pesante. Vorrei capire se ci sono delle origini che non dipendono, diciamo così, da natura esclusivamente organica e questo è un aspetto. Un altro aspetto invece riguarda, diciamo, tutta una serie di relazioni e di situazioni che mi sono capitate, che in qualche modo hanno modificato la mia vita e mi hanno fatto diventare quella che so oggi. Però anche cose, per esempio, non ti avevo raccontato di una cosa, di un rapporto particolare con la maschera di Menelao, anzi Agamennone, io lo chiamo Menelao, che, come dire, tante volte mi è capitato, per esempio in fase di rilassamento profondo, di incontrare e di avere da questa maschera del calore molto forte sul plesso solare. Ti sento male, ci sono delle interferenze. Tu le senti? No. Io sento la tua voce cupa, No. normalmente dovrei sentirla più chiara, però. Forse dipende dal microfono. E quindi questa cosa che in qualche modo mi interessa molto. E poi voglio dire, non so adesso quanto potremo estenderci in questo, anche capire che fine ha fatto mio fratello, per esempio, perché io ho un fratello che è morto qualche anno fa e io sono convinta che in qualche misura mi accompagni. Quindi diciamo delle cose così, però diciamo l'aspetto più importante riguarda proprio la condizione fisica. Queste altre cose non dico che siano accessorie perché non lo sono, però nel senso che per me sono importanti comunque e mi aiuterebbero a capire di più di me, però voglio dire, poi non lo so che cosa succederà questo. E quindi Vabbè. vediamo, insomma, mi affido a quello che succede. D'accordo. Solamente due domande di chiarimento. Quando parli di problemi alla deambulazione, cosa intendi esattamente? Intendo dire che io, dunque, ho cominciato con un ginocchio che si è spaccato e si è iperesteso e poi mi sono rotta, anzi prima mi ero rotta un perone e dicevo beh, niente di grave, il sinistro, poi il ginocchio destro e poi ho avuto un sacco di problemi con i legamenti, problemi con l'appoggio dei piedi. In questi ultimi 3 anni sono sempre nel periodo ottobre, settembre, ottobre, novembre, sono caduta una volta in piscina, mi sono spaccato il coccige. Poi problemi con la sciatica. Quest'anno mi sono rotta mentre camminavo un gemello, quindi il gemello sinistro. Mi fanno molto molto male le piante dei piedi e quindi deambulo con difficoltà. Allora, a volte penso che sia, cioè io non credo nel caso e quindi non credendo nel caso penso che ci siano, come dire, non dico delle ragioni superiori, ma delle situazioni che in qualche modo intervengono, interagiscono con me. E mi bloccano per esempio per delle settimane o dei mesi. Adesso sono 2 mesi e mezzo che sono bloccata in casa perché la rottura del gemello mi ha provocato un'ingessatura e tante altre cose e quindi adesso sto recuperando. Lo spirito è indomito, però capisci che voglio dire, è come se ci fossero dei blocchi e degli impedimenti a fare delle cose, soprattutto in un certo periodo dell'anno che poi è vicino al periodo del mio compleanno anche. Quindi quei mesi lì, io so di ottobre, tra settembre, ottobre, novembre, ogni tanto me ne capita una. Eh È questo proprio il momento giusto per fare l'ipnosi, allora, no? sì, ma infatti io ho scelto oculatamente, perché se ti ricordi abbiamo parlato il giorno del mio compleanno la prima volta, quindi. Sì, ricordo, sì. E un'altra domanda è, mi parli di maschera di Agamennone, Sì. Sì. mi parli di meditazione, esattamente, tu pratichi regolarmente la meditazione? Assolutamente no. Assolutamente no, ma per incapacità mia.
però qualche anno fa ho fatto un lungo periodo di musicoterapia e questa musicoterapia prevedeva, tra le altre cose, oltre a, diciamo, la liberazione attraverso la voce, anche un percorso di recupero, diciamo così, della propria identità bambina che appunto passava attraverso una fase di rilassamento profondo, cioè come è successo in questa situazione di stare sdraiata su un prato verde, bellissimo, di prendermi cura di questa bambina. A un certo punto però, mentre ero sdraiata, vedevo il sole che diventava il viso di Menelao, io lo chiamo così, e che mi lanciava delle palle di calore sul plesso solare. E era stata una sensazione meravigliosa. La prima volta che io l'ho visto veramente è stato ad Atene, al Museo Nazionale, e ho pianto. Allora, siccome voglio dire di oggetti, io ho fatto archeologia, di oggetti diciamo antichi ne ho visti un tot, e tutti in qualche modo, la maschera di Agamennone non è particolarmente bella, oltretutto. Quindi il fatto che ci sia stata questa sorta di emozione profonda, in qualche modo mi aveva colpito, ma rimosso, nulla, infatti non te ne ho neanche parlato, c'è stato. Mi è tornato in mente in questi giorni mentre pensavo, ripensavo, perché chiaramente questo è un lavoro, cioè il fatto dell'ipnosi prevede in qualche modo che uno riprenda un po' a contatto con se stesso, no? Per andare a capire che cosa vuole fare anche. E mi è tornato in mente, io l'avevo proprio completamente rimosso. Va bene, E andiamo. quindi. D'accordo. Allora, mettiti pure, preparati, abbassa anche un po' la telecamera in modo da inquadrarti meglio e cominciamo. Vedi se mi vedi. Ok, mi vedi? Sì. Ma. Adesso cominciamo la fase di rilassamento. Questa fase è una fase che dura più o meno una decina di minuti, dove io ti accompagno contando verso il basso lentamente da 10 a 1. In questo ricordo, dove stai entrando, senti di essere in un posto chiuso o all'aperto. È un posto aperto. È di notte o di giorno? È giorno. Sei da sola o con qualcuno? Ci sono, ma non li vedo. Ci sono il mio nonno, mio nonno. E i miei fratelli. Puoi avvicinare un po' il microfono alla bocca, per favore. Mi senti? No, per il microfono e l'asticella che hai sulla sinistra. Va bene? Meglio o peggio? Uguale. Così? Quanti anni hai? Cosa succede? Succede che siamo su di un albero di ciliegie. Niente, non ti sento. Io e i miei fratelli siamo su degli alberi di ciliegie. Mi senti? Non sapevo che avremmo avuto problemi con il microfono. Provo a cambiarlo. Posso? Sì.
Molto meglio con gli auricolari che con le cuffie, incredibile. Mi ricorderò. Spero che sia così. Io ti sento bene, tu mi senti? Ritorna lì, sì, dove eri prima, qualche secondo prima di cambiare le cuffie. Dimmi cosa succede, cosa sta succedendo? Mangiamo le ciliegie. Hai detto ci sei tu, tuo nonno? E i miei due fratelli, Bene. Riccardo e Marcello. Hai detto quanti anni 8. hai? Bene. Andiamo avanti, avanza in questo ricordo, vediamo cosa succede. Abbiamo litigato. Chi ha litigato? Io contro di loro perché mi rubavano le ciliegie. Mio nonno ride, ha riso tanto. Io ero molto arrabbiata, tanto. E me ne sono andata. Tra i due fratelli, Sì. chi è quello morto? Riccardo. Adesso in questo ricordo rivolgiti a Riccardo Sì. e chiedigli se è triste o se è felice. Ride. In questo momento dove si trova? Chiediglielo. Mi dice in alto. Com'è il posto dove si trova? Io vedo un giardino con tanti alberi verde. E lui cosa fa? Gioca. Va sull'altalena e ride. Però è piccolo, è come se avesse 6 anni, 7 anni. È uguale, va benissimo. Vediamo se dov'è. Vediamo a che livello di consapevolezza è. Fagli delle domande. Aspettiamo la sua risposta, vediamo cosa gli dici. Chiedigli da cosa dipendono le tue intolleranze alimentari. Probabilmente non lo sa, o forse sì. No, no, a me vengono in mente le api, però. Adesso vediamo. Chiedigli da cosa dipendono i tuoi problemi di deambulazione. Non lo sa. Sta bene lì dove sta? Perfetto. Sembra felice. C'era qualcosa che volevi sapere di lui? A parte il luogo dove sta. Sì. Ma se lui se n'è andato, cioè se lui è di là o se continua ancora a guardarci, a stare con noi. Ok. Chiedigli se lui è ancora attaccato in qualche maniera alla sua vita terrestre, la sua ultima vita terrestre, quella di Riccardo. Lui dice di sì. A cosa è attaccato? A mia madre. E perché è attaccato a tua madre? Perché mia madre soffriva troppo di mal di testa. E da quando lui non c'è più, lei non ce l'ha più. Il mal di testa? Beh, chiediglielo perché.
perché lui la tiene serena. Chiedigli da cosa dipendeva il mal di testa della mamma. Da una cosa che c'ha dentro la testa. Ancora ha questa cosa dentro la testa? Io vedo una cosa bianca, un Una po' cosa bianca. filamentosa, proprio al centro, sotto alla clava. Ok. E Riccardo sa cos'è? Lui dice di sì. Cos'è? Cosa ci dice? Dice che è un impianto. E lui come fa a conoscere gli impianti? Perché ce l'aveva anche lui. Dopo E quando ne è diventato consapevole? che è morto. Cosa è successo dopo la sua morte? Perché ne è diventato consapevole? Perché si è visto. E come ha fatto a capirlo? Una volta visto? Lui non era solo quando è morto. Con chi era? Era con degli altri esseri, non so come definirli. Ok. Questi impianti da chi sono stati installati? Io vedo una cosa, una specie di cavallettone. E a che servivano? Chiedilo sempre a Riccardo. Tenerli sotto controllo. E quali disturbi fisici provocavano questi tipi di impianti? A Riccardo o a mia madre? Entrambi. A Riccardo problemi alle ginocchia. E poi il fatto di essere molto scattoso. E mia madre invece mal di testa. E poi non poteva sentire rumori forti. Si agitava subito. Chiedigli se questo impianto ce l'hai anche tu. Dietro, io mi sento dietro all'orecchio destro. Però chiedilo a Riccardo. Lascia che lo veda lui da lì, che sembra che conosca più o meno il tema. Vediamo come lo vede Dietro all'orecchio destro. lui. E a cosa serviva questo impianto? A mettermi in ansia. Per quale motivo volevano che tu andassi in ansia? Mi dice perché quando sono in ansia mi deprimo. E quindi E cosa ci quindi ottengo con la depressione? reagisco male, reagisco in un modo non lucido. E faccio casini. Sì, Il tuo cambiamento di comportamento a chi giova, chi ci guadagna. non è niente di. Non ci guadagna nessuno. E quindi perché lo provocano? Una specie di esperimento. Ah, quindi io ottengo le informazioni. Sì, su come reagiscono le persone. Attualmente tua madre mantiene questo impianto nel collo, nella testa, non so, Sì. questo filamento. E perché in questo momento non sta dando effetti? Cosa succede? È come se ci fossero dei fili staccati. E perché questi fili sono staccati? Riccardo mi dice che ci ha pensato lui. E perché non vengono riattaccati? Perché controllano in un altro modo, In quale maniera? E con la pressione sanguigna. in questa maniera, con questo tipo di controllo, quali problemi fisici avverte la mamma? Mal di testa, ugualmente, instabilità, tensione.
Allora, di Riccardo, che in questa maniera dobbiamo perfezionare un po' questa cosa, perché in questa maniera lui è costretto a scendere sul piano terrestre, e quindi in un certo senso rallenta anche il suo processo, e dall'altra parte non risolve il problema, lo attutisce. Però non lo risolve. Invece il punto è risolvere il problema, e il punto è pensare anche a lui stesso, perché deve continuare liberamente il suo processo senza avere più attaccamenti di sorta sul piano terrestre. Prima di cominciare, se lui vuole questo processo, voglio sapere questo impianto che è nell'orecchio. Quali problemi fisici ti causava? Mi crea mancanza di equilibrio a livello fisico e psichico. Questa mancanza di equilibrio è la causa o la concausa dei tuoi problemi di ambulazione? Deambulazione. Sì, assolutamente sì. Va bene. Allora, adesso di a Riccardo, lavoriamo con lui, innanzitutto ti faccio una domanda a te. Se vuoi eliminare qualsiasi tipo di relazione con altri tipi di esseri, voglio Scusa. sapere se vuoi eliminare qualsiasi tipo di relazione con altri tipi, con altri esseri. In che senso? La risposta che mi viene è sì, ma Vuoi che si rimuovano questi impianti? assolutamente sì. L'impianto è una relazione con un altro essere, di un'altra razza in questo caso. Fai la stessa domanda telepaticamente a tua madre. Sì. Bene, adesso di a Riccardo se ci vuole aiutare. Dice perché no? Perfetto. Adesso di a Riccardo di chiamare i responsabili di questi impianti, sia i responsabili degli impianti di tua madre, quelli tuoi, e di mettersi, insomma, lì, belli, davanti, pronti per cominciare il processo di rimozione. E dimmi cosa vedi. Metti tua mamma da un lato, Riccardo, e lascia uno spazio per loro. E dimmi come li vedi. Schifidi. Quanti ne sono arrivati? Dove? Due, io sento due, non li vedo, li sento. Li senti? Nella testa. Come vedi tua madre? Mia madre? Sì. La vedo scura. Circondata da una cosa scura. Riccardo Come vedi Riccardo? è sorridente e luminoso. Adesso di a questi esseri vicini che tu senti di uscire da qualsiasi corpo siano e di mettersi lì davanti a voi. E Sì. dimmi cosa vedi. Vedo due cose. Uno sembra una specie di lucertolone e un Sì. altro invece sembra una specie di cavallettone. Schifo. Con chi stava il lucertolone? Lucertolone stava con la mamma.
E l'altro è una, detto, una cavalletta. Una cavalletta. Ah. Ma non fa niente, eh? È una cavallettina. Io ho una repulsione totale. Sì, però non la... neanche... Devi capire che questi esseri realmente non sono indipendenti, soffrono, per questo ci cercano, hanno bisogno di prendere sostanza, di prendere consapevolezza, di prendere energia dagli altri. Vedili come esseri, diciamo che hanno bisogno di aiuto in un certo senso, se vuoi. Beh. Sono poverini. Sì. Però chiaramente noi abbiamo il nostro processo, loro hanno il loro. E noi adesso lavoriamo sul nostro processo. Adesso lasciamo che Riccardo guidi tutto il processo. Dì a Riccardo di dire al lucertolone, alla cavalletta, di operare su di voi e rimuovere tutti gli impianti che vi mantenevano in relazione con loro. E mi dici cosa succede, mi racconti tutto. Fanno resistenza. Beh, all'inizio ci provano, ma è un mero tentativo. Basta insistere un attimo. Hanno tolto, tolgono alla mamma quello che si vede. La cavalletta il mio non lo vuole togliere, Facciamo prima col lucertolone, facciamo prima tua madre, però. Sì. così non ci distraiamo. Raccontami tutto. Cosa vedi? Vedo un oggetto, una cosa rotonda. È chiara? È filamento, c'ha dei filamenti. E quella gliel'hanno tolta. Poi Continua. c'ha una cosa a livello del gola. Una cosa lunga. Questo Questo a cosa serviva? le creava problemi con lo stomaco e lo faceva Continua. star male. Bene, continua. Poi ci sono i polmoni. Sì, i polmoni sono tanti, tanti pallini. Sì. Fegato, nel Sì. fegato c'è una struttura grande, Stanno quadrata. togliendo. Sì. Nell'intestino c'è una cosa che sembra un polipo. A cosa serviva questo? Questo le dava problemi poi con la pancia e con lo stomaco. Serviva per la rabbia però, per gli scatti d'ira. Sì. Provocare scatti di ira? Beh, continua. E poi vedo i piedi. Ci sono due, sono tutte e due. C'è presente le stimmate? Sì. Ma Sembrano una cosa così. Le cosa servivano? a bloccare il passo, a tenerla ferma. Che rimuovano tutto. Perché tutta questa sofferenza gratuita però? Perché devono nutrirsi loro. Queste emozioni, di questa bassa frequenza, per loro è il nutrimento. È un po' quello che direbbero gli animali, di noi uomini.
quando hanno finito di rimuovere tutto mi avviso. Fatto. Adesso voglio sapere a cosa si sono agganciati per entrare a installare questi dispositivi in tua madre. Qual è stato l'aggancio? Qual è stata la porta d'entrata? Nel corpo, dici? Dal Sì, certo, della persona. naso. Perché sono entrati? Cosa, che caratteristiche aveva tua madre? Perché loro potessero agganciarsi a lei. Era piccola. Di volitiva, di carattere. Ok. Adesso passiamo a te. Sì. Beh. Passiamo alla cavalletta. Dì alla cavalletta di rimuovere tutti gli impianti che hai. Ride. Continua. Ha tolto quello sul collo. Come il togli? Lo ha estratto con una specie di pinza, però è una pinza con una cosa rotonda alla fine. A cosa Cioè, tipo serviva? la paletta del gelato, c'è presente? Una cosa così piccola, lunga A cosa e serviva questo impianto? sottile. Eh? A cosa serviva questo impianto? A controllarmi la pressione sanguigna. Perché E per quale ragione controllavano la tua pressione sanguigna? me la tenevano bassa, bassa, bassa. Perché Perché te la tenevano bassa? sono più debole. Mi dava il senso di fiacchezza, di debolezza, di scarsa lucidità. E questo continua, vediamo quali altri impianti di togli. In mezzo alla gola. Sotto la Sì. A tiroide. cosa serviva questo impianto? A controllare l'umore, anche quello. Quali problemi fisici hanno provocato in te tutti questi impianti? Quello del collo. La pressione sicuramente, quello della gola, i problemi ormonali. Problemi ormonali, il gonfiore anche. Però quello è collegato a un altro che è sui reni, sul rene destro sempre. Continua. Continuiamo con la rimozione degli impianti. Poi ce n'è uno all'altezza della coscia. Sembra che li abbiano concentrati, li vedo come un filo, tutto sul lato destro. Perché questo? Perché mi hanno squilibrato fisicamente. Quali problemi ti hanno provocato questi tipi di impianti alle gambe? Alle Alla... gambe mi hanno, per esempio, l'iperestensione del ginocchio, che non è più tornato a posto, mai più. I problemi che hai avuto alle gambe fisici Sì. Quello sono stati dovuti a questi impianti installati nelle tue gambe? al ginocchio, sì. E Gli altri? gli altri no, non direttamente agli impianti. Continuiamo con la rimozione. Dimmi cosa succede. Sento tirare sull'anca.
ha tirato fuori una specie di cosa cilindrica, scura. Bloccava A cosa serviva questa? l'anca, rallentava il movimento. È collegata con la rotula del ginocchio adesso. Sotto c'è una cosa. È una cosa scura, però non è nera, è sì, scura. Continua, andiamo avanti, continuiamo con la rimozione di tutto. Però quello non controlla, quello del ginocchio è come una specie di cuneo, non so come dire. Non è un dispositivo elettronico. Adesso vediamo così. Intanto che rimuova tutto. Per adesso processo di rimozione. C'è una Cosa cosa succede? anche sul coccige. Che problemi gli dava questo? Dolore. È legato a quel problema che hai avuto al coccige, in qualche modo? È stata l'occasione in cui me l'hanno messo. Ma come hanno Esatto. fatto? Perché i traumi servono come porte di accesso. Il dolore, la paura che il trauma può causare, sono tutte porte di accesso. Sempre che una persona ne sia compatibile, accedano. Continuiamo, andiamo avanti. Adesso passo al lato sinistro. Sinistro sembra libero. Strano. Perché il sinistro è libero? Non lo capisco. Chiedilo Però. mentalmente alla chiesetta. Ah, perché per destabilizzarmi e creare problemi basta una parte sola, si risparmia. Ma io credo comunque che faccia parte anche di un processo di disequilibrio. Sì, perché rendendo una parte instabile, quell'altra diventa instabile da sola, insomma. Va bene, continuiamo, c'è qualcos'altro? Vai avanti. C'è una cosa nella pancia, sempre a destra però, Nella all'altezza, pancia sotto. nell'intestino. Cosa c'è? C'è una specie di polipetto pure lì, una cosa strana, insomma, sembra quasi naturale, però non è naturale. Cosa serviva? Quello serve, è servito per crearmi i problemi con l'intestino. Col Quindi colon, con l'intolleranza quelli alimentare, l'evacuazione, eh? l'evacuazione? Sì. Ah, non me ne avevi parlato. Comunque le intolleranze alimentari dipendono. Sono legate a questo fatto anche. Va bene, rimuovere tutto quello che c'è nella tua parte, negli organi del tuo ventre. È strano, sembra un fiore. A loro cosa serviva questo impianto? Sempre per lo stesso motivo di prima, perché Cioè. mi creava tensione, paura, paura soprattutto. Ok. Bene, rimuoviamo tutto, continuiamo con questo processo e dimmi cosa vedi. Lo vedo, io so, concentrata ancora sul colon. Che rimuova anche gli impianti da lì. Ci Lo vedo più pulito da parte sono destra altri. e lucida. Strano. Ci sono altri impianti? Non li vedo.
Se questo processo è finito, dimmelo. Sì. Mettiamo sempre la cavalletta e lucertolone lì, da un lato. Adesso di alla cavalletta e al lucertolone di aprirsi un portale dimensionale e ritornare nella dimensione da dove vengono, lasciando completamente la vostra. Resistono. Dimmi a quanto vibra la cavalletta. A tre. Dimmi a quanto vibra il lucertolone. Cinque. Dimmi a quanto vibri tu. Quattro. Dimmi a quanto vibra tua madre. Quattro. Dimmi a quanto vibra Riccardo. Otto. Adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di Riccardo. Sì. Via Riccardo, sempre se voi volete, di prendervi per mano, te e la mamma, Sì. e di portarvi da lui a vibrazione 8, però con molta calma, sempre quando questa vibrazione più alta non dà fastidio a una di voi due. Dimmi cosa succede. Siamo tutte e due piccole piccole. Bene. Adesso ci ha preso per mano e saliamo. Facciamo sempre un po' di resistenza, non io, mamma, la mamma soprattutto. Perché fa resistenza? Devi Non capisce. dire a tua madre che stiamo cercando di aumentare il livello di frequenza affinché il lucertolone e la cavalletta non possano più entrare in risonanza, in sintonia e quindi attaccarvi. Voi vibrate a 4, quindi siete sulla loro banda di frequenza. Certo. Lo vanno da 3 a 5, voi siete a 4. Per questo sono entrati. Cosa vuol dire 4? O meglio, cosa vuol dire da 3 a 5? Vuol dire stare in basse vibrazioni. Vuol dire stare producendo rabbia, producendo paure, producendo preoccupazioni. Cosa vuol dire uscire fuori da questa banda di frequenza? Essere sereni, tranquilli. Non avere paura. Stare bene con la gente. Essere indipendenti. Non essere legati all'opinione degli altri. Essere liberi, in un certo senso. Tranquilli e sereni. La vibrazione 8 è una vibrazione compatibile ancora con l'essere umano, però capace di portare una frequenza a un livello in cui questi esseri non possono più entrare in sintonia, oltre la loro banda di frequenza. Noi abbiamo la possibilità di vibrare su una scala, su un valore più alto di loro. Possiamo anche vibrare alla loro stessa frequenza, però possiamo vibrare anche una frequenza più alta dove loro non possono arrivare. E questo è l'obiettivo, per stare bene. Quindi è necessario, per evitare ricadute, che questa frequenza venga adesso aumentata, capita e mantenuta una volta finito questo processo. E questo dipende dalla persona stessa. Quindi chiede a tua madre se adesso è disponibile a fare in modo che la sua frequenza venga aumentata con l'aiuto di Riccardo, tra l'altro. Sì. Quindi andiamo avanti con questo processo e dimmi cosa succede. Ci siamo. A quanto vibrate? A sette. Anche a 7 va bene.
Come ti senti a 7, Stefani? Leggera, verde, Altro? mi sento, sì, leggera, vedo, sento i colori, ecco, la luce. E come si sente la mamma? Bene, bene. Preferisce questo stato d'animo o quello precedente? No, questo, sicuramente questo. Adesso Sì. dovete dire a Riccardo, ringraziarlo anche da parte mia, dire a lui di seguire nel suo processo. Lui adesso è da un'altra parte, voi siete da questa, ognuno ha il suo processo. Quindi salutatevi. E dite a Riccardo di andare via e lasciare completamente i vostri corpi fisici, nel caso stia con voi. E mi racconti cosa succede, da quale parte dei vostri corpi esce. Io lo sento uscire a sinistra, è uscito a sinistra. Ride. E da tua madre? Uguale. Dalla spalla. Quando è uscito completamente dai vostri corpi e va via, scomparendo, mi avvisi. È andato. Adesso ritorna nel posto dove eri prima, dove abbiamo messo in fila il lucertolone e la cavalletta. Sì. No. Dimmi se li vedi ancora lì. Dove sono? Cioè, sì, ci so, veramente. Ci sono. Però sono piccoli, piccoli. Sì, Il cambio di frequenza cambia la percezione. non ho capito. Di adesso loro di aprire un portale dimensionale e ritornare nella loro dimensione e lasciare la vostra. Dimmi cosa succede. Loro non se ne vogliono andare. Devono andare. Devo essere più decisa. Devono andare. Fanno resistenza perché ci provano, ma devono andare. A quanto vibri tu adesso? Sette. E tua madre? Pure. Non possono più attaccarsi. Cosa ci fanno lì a perdere tempo? Infatti glielo sto dicendo. Chiedi loro cosa aspettano lì. I rinforzi dicono, tanto sono inutili. Niente, di loro di andare via. Tanto se non vanno via loro, li mandate voi. Sì, o Ti ho preso decidono. la scopa. No, che fai con la scopa, scusa? No, sto scherzando. Hanno aperto Devo una, andare. è una specie di fessura lunga e stretta, scura. Sì. Insomma, Cosa succede? si avvicinano, non so, non se ne vogliono andare, ci sono delle scale, stanno salendo. Sono passati adesso. Di loro di chiudere il portale. Hanno chiuso. Adesso abbiamo l'ultimo punto. Prima di tutto guarda nel futuro di tua madre e dimmi se nel futuro di tua madre ci ritornano o arrivano altre interferenze. No, sembra tranquillo. Guarda il tuo futuro adesso. Sì. Il Arrivano interferenze? discorso con la pancia continuerà sicuramente. Dimmi cosa vedi. Tornano interferenze nel tuo futuro? No, 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 no.
Ok, adesso ti faccio una domanda. Anzi, no. Ti dico di andare direttamente alla causa dei tuoi problemi di digestione. Vai lì. Dove sei? Sono piccola. No, Quanti anni hai? mesi. Bene, cosa succede? Succede che sto male. Cos'hai? Diarrea, tanta. Bene, continua, vediamo cosa succede. Sto per morire. Di cosa? Di questa diarrea. E questa vita? E questa vita? Sì, è E questa. la tua vita di Stefania? Sì, è questa qui, quella di Stefania. Prima, vai avanti, vediamo cosa succede. Succede che c'è qualcosa che mi ha fatto male. Io non voglio più mangiare. Continua. Però mi fanno mangiare più forte. Cosa ti ha fatto male? Il latte. Perché ti ha fatto male il latte? Perché era quello di mia madre. E perché il latte di tua madre ti fa male? Io non voglio mia madre. Tu non vuoi tua madre? No, non è, no. Perché non lo vuoi? Non lo so. La sento che non mi appartiene. Attraverso il latte, quindi rifiuti la sua presenza, attraverso il suo latte. Sì, è cattivo. Che problema ha provocato questo latte nel tuo stomaco, nel tuo intestino? Osserva. Da irritati. Ma è passato qualche cosa? Ma è passato qualche cosa nel latte? Cosa ti è passato? È una specie di... È quell'oggetto che c'avevo nella pancia. L'ha passato con il suo Sì, latte? me l'ha passato col suo latte. Ma non l'ha fatto apposta, eh. Chiaro, chiaro. Ma vedi che tecnologia, eh? Bene, adesso andiamo alla causa. Adesso andiamo alla causa del perché sentivi tua madre come estranea. Vai lì. La causa. Non è una cosa di Stefania. Di Chi è? mia madre. Qual è il motivo? Forse non era pronta. Oppure no, non era pronta. Va bene, sì, ci può stare. Bene, osserva se questo dispositivo che è passato al tuo interiore attraverso il latte di tua madre è stato completamente rimosso dal processo di prima. No. Adesso chiama i responsabili di questo dispositivo, di questa tecnologia, per la sua rimozione definitiva.
serpentone di prima. Sì. Lucertolone, dici? Quello che stava con tua madre? Di Lucertolone di toglierti tutti questi dispositivi dal tuo apparato digerente. Le strappa. Con calma e senza fare danni. Ha preso tutti i villi. Bene, continua. Ce n'è un altro bel qua. Sì, l'ho tolto. Aspetta che lo Osserva se c'è. controllo. Ce n'era ancora un altro. Che è più vicino alla parte del coccige. Ha tolto pure quello adesso. C'è qualcos'altro? Guardando. C'è una specie di pallina sotto l'ombelico. Bene, anche quella, via. Controlla se c'è qualcos'altro. Mi sembra di no. Controlla bene, con calma. C'è una cosa vicino al linguine, però è a sinistra, non è a destra. È una specie di ghiandola, grossa però. Questa Cosa serviva questa? controllava la parte sessuale. Cioè esattamente cosa faceva? Creava inibizione o desiderio sessuale. Cioè o sì o no, un interruttore. Una specie di interruttore, sì. E perché utilizzavano l'opzione di accendere o spegnere la libido? Perché mi creava problemi nei rapporti con quelli che sono stati i miei compagni, o anche interesse o disinteresse. Adesso mi stanno prendendo tutti i crampi, per esempio. Sì. Vabbè, comunque sia, che rimuovano pure questo dispositivo. Torto. Controllo se c'è qualcos'altro. No, non vedo nient'altro. Adesso controllo se c'è ancora qualche causa ai tuoi problemi digestivi. C'è una cosetta anche nello stomaco, ma perché io non l'ho vista prima? Perché questi sono altri impianti, quelli erano della cavalletta, questi del lucertolone, funzionano su bande diverse. Proprio nel fondo dello stomaco.
Lucertolone gira su 5 e la cavalletta su 3, su una scala ipotetica. Ho capito. Bene, che rimuovano pure questo. Tolto. C'è qualcos'altro? Dimmi se ci sono adesso altre cause ai tuoi problemi digestivi. No, non mi pare. Dimmi se ci sono altre cause, oltre quelle fisiche, ai tuoi problemi di deambulazione, quelli che avevi di deambulazione. No, al momento no, è posto. Adesso staccati da qualsiasi dimensione, ricordo, momento, niente. Staccati da tutto. Mente vuota. Adesso andiamo a toccare l'ultimo punto. Adesso andiamo alla relazione tra te e la maschera di Agamennone. Vai a vedere che tipo di relazione c'è. Vai lì. Mi viene in mente che l'ho fatta. Tu hai fatto la maschera di Agamennone? Questo è quello che mi arriva nella mente, non so. Quando l'hai fatta? Non è Agamennone, è Menelao. Tu hai detto che lo chiamavi così, ma che è lo Sì, stesso essere. è lo stesso oggetto, però è di Menelao, non è da Agamennone. Quando l'hai costruita? Molto tempo fa, qualche Chiaro. millennio. Perché l'hai costruita? Costruita per lui, per il morto. Bene, andiamo a questo momento. Dimmi come ti chiami. Una cosa tipo comincia per F. Senza fretta, dimmi come ti chiami. Fas, una cosa così. Quanti anni hai? 23. Sei uomo o donna? Dove Sono uomo. vivi? In quale paese? In Laconia. Che anno è? Non lo so, mi viene una cosa. Cosa ti viene? 3000 avanti. 3000 avanti Cristo? Penso. Sicuro. Mestiere fai? Faccio il fabbro. Chi ti ha incaricato di costruire la maschera di Menelao? A me viene in mente la Basilissa, La che? la regina. La regina. Come si chiama la regina? Non so. Pagano per la costruzione di questa maschera? No. E tu perché accetti di costruirla allora? Perché È un omaggio. tu accetti? Sì. Vuoi farla? Perché Sì. vuoi farla?
è un omaggio a te, è una forma di rispetto. Nel fare questa maschera, che Sì. tipo di legame si instaura tra te e Menelao? Affettivo. Io gli voglio bene. Dove vive Menelao adesso? Adesso non è più qui. Dov'è? Lontano. Dove? In un altro mondo. Che forma? È un bambino. È piccolo, ma è umano, è umano come Ci sono legami tra te e lui, energetici? corpo. Una specie di corda. È come una corda sottile, d'oro. A cosa viene usata? Per cosa viene usata questa corda? È come se fossimo sempre collegati. In quale occasione questa corda è stata utilizzata? In che senso dici? In quali Nella tua situazioni della esistenza, mia vita? nel corpo di Stefania, Sì. esiste ancora questa corda energetica? Sì. In quale occasione è stata utilizzata? Quando è morto mio fratello, Cosa è successo in quel caso? mi ha sostenuto, ma ha trasmesso amore ha aiutato anche Riccardo veramente Quando? quando è morto. Ma l'ha aiutato anche prima, però. Gli ha salvato la vita una volta. Come gliel'ha salvata la vita? Gliel'ha salvata perché Come? lui cadde con la bicicletta e ha battuto la testa nello stesso punto dove si è sfondata quando è morto. Però lui aveva 6 anni quando è successo e è stato in coma, diciamo così, al buio per 15 giorni. È come se questa energia l'avesse sostenuto e tenuto in vita. Menelao, cosa ha voluto in cambio nella vita di tuo fratello? Nell'averla salvata. Niente, l'ha fatto per me. Niente, In quale occasione? eh? No, dimmi. No, non ho capito che mi hai detto. No, non ho completato la frase. Ah, scusa. L'ho interrotta per farti proseguire. Dicevi? Niente, che non ha voluto niente, l'ha fatto per me. Ma l'ha fatto da solo, io non lo sapevo, Stefania non lo sapeva questo. In quale caso, in quale occasione ha utilizzato questo legame energetico con te? L'ha usato in quel caso lì, quando Riccardo è morto, l'ha usato anche quando mi sono laureata. Cosa è successo in quel caso? Ha fatto girare le cose per bene. È stata quasi una presenza. Io poi effettivamente l'ho incontrato nella sua maschera qualche mese dopo. Però è stata, c'è stato in quella situazione. Mi ha tolto anche tanta rabbia da dosso per delle cose brutte, ingiuste che avevo visto lì in quella situazione. Cosa ne ha fatto di questa rabbia? L'ha buttata, l'ha incanalata verso la determinazione. E mai Cosa? sì, scusa. Dimmi. Mi ha aiutato anche quando ho scelto di chiudere una relazione
molto lunga, ma proprio imposto in qualche modo, non imposto, ma sostenuto in quella cosa. Ma non lo sapevo io, quando. Cosa ha voluto in cambio di questi aiuti? Niente. Niente. È come se fosse, si prendesse cura. Perché non lo so. Non so se. Sì, un attimo, sto impostando il discorso. Sì. Dov'è adesso? Menelao? È lontano da qui, è su un altro, Digli un non un attimo di altro apparire. pianeta, un'altra dimensione proprio. Digli un attimo di apparire. Sì. Io Come lo vedi? lo vedo sempre nella sua forma stereotipata della maschera. Prima facciamo qualche domanda. Come si chiama il posto dove vive adesso? Io sento una cosa tipo Alfa Centauri, ma. Tu di non ragionare, non No, pensare, no, dimmi no, solo no, quello. ti rispondo esattamente quello che sento, perché sennò uno si Alfa confonde. Centauri cos'è? È Alfa Centauri è una stella. una stella. Come si chiama la sua razza o la sua specie? Sono uomini. Esseri umani? Sì, praticamente Esattamente come qui sulla Terra? sì, però hanno un livello energetico molto più alto, sono molto più luminosi. Se la Terra sta in un piano, in una dimensione, in una densità, meglio dire, 3, in comparazione a quale livello di densità stanno Una densità molto più sottile. Io sento un 5, ma rarefatta. in quarta chi c'è? Nella quarta dimensione, nella quarta, nel quarto livello. Se la nostra è la terza, la loro è la quinta, nella quarta chi c'è? Nella quarta ci sono, non lo so che c'è, non mi arriva niente. Veramente una Adesso cosa mi arriva, però sì, non c'è senso. Mi arriva la parola angelo, comunque spirito, delle forme più sottili, però non c'è senso, non lo so. certo. No, ha un senso, almeno per me sì. È possibile che ci siano degli esseri che appaiono come angeli. Certo, è possibile. Che relazione c'è tra la terza e la quarta dimensione? Nessuna relazione diretta. È indiretta? Sono mondi diversi. La terza dimensione è più luminosa. E la quarta? Nella quarta dimensione, la terza dimensione è più luminosa, ma nella quarta è tutto luce. Nella quinta, che relazione c'è tra la terza e la quinta? Una sottigliezza. È una dimensione materiale, ma in cui c'è molta più mobilità, non so come dire. Ok, domanda a Menelao. Menelao, non si è mai chiesto se aiutando in questa maniera diretta te e altre persone in qualche maniera ti ha indebolito, o meglio, mi spiego meglio. Sì. Non pensa che sarebbe meglio ai per aiutare altri cercare il modo di fargli acquisire più consapevolezza, più controllo della situazione, più coscienza di sé e della situazione, in modo da essere sempre più forti e indipendenti, che di aiutarli in forma diretta e passiva, che
potrebbe limitare la loro capacità di crescita. È come dire, per essere forti bisogna allenarsi, bisogna stare in un ambiente dove devi utilizzare la forza, la strategia, devi stancarti, devi cadere, rialzarti. Se qualcun altro facesse tutto questo per noi, ci sorreggesse, ci salvasse, Sì, invece devi dare, non si è mai posto la domanda che si sta semplicemente rallentando un processo. Cosa ti dice? ho capito. Mi dice che sì, che è vero. No, quello che voglio dire è che Che lui però non se l'è mai posto questa cosa. quello che voglio dire è che le sue intenzioni sono buonissime, però il risultato potrebbe essere diverso da quello che lui pensa. Bene, Sì. adesso? Però lui dice che il risultato che lui mi ha accompagnato in questo percorso e che mi ha sostenuto nei momenti più bui e più scuri e che però alla fine, come dire, mi ha portato a recuperare o a tirar fuori comunque gli aspetti positivi di me. Senza dubbio. Però non si pone la domanda che questo sia un surrogato di un processo che potrebbe essere invece Ah sì, certo. Indipendente, dici tu, più. più indipendente, più duraturo, più consolidato, più della persona, più Sì, esperienza propria, più forse è indipendente. sbagliato, dice. Forse è sbagliato. Sì, è probabile. Le sue intenzioni non metto in dubbio che siano buone, però semplicemente volevo mettere alla luce questo aspetto. Bene, alla luce di ciò, Stefania, Sì. dimmi se vuoi mantenere questo legame con Menelao. Mi fai una domanda difficile. Non Però rispondermi adesso, perché se mi rispondi comunque la risposta non vale. Nel senso che la risposta no, l'hai detto, ci ascoltami, puoi perché dare. io sono combattuta in questo. Sono molto combattuta. Perché so che razionalmente è bene che io stacchi la corda. Affettivamente mi sento affezionata, cioè sento di dovergli delle cose, però Chiaro. capisco pure che è meglio che io questa corda la stacchi. Chiaro, è una dipendenza. La Lo so. dipendenza sempre limita. Questo non vuol dire, attenzione, questo non vuol dire isolarsi. Una persona, io in ipnosi, per esempio, in ambiente ipnotico, interagisco con tutti, belli, brutti, bassi, alti, verdi, gialli, rossi. Non mi interessa. Belli, brutti, buoni, cattivi, chiamali come vuoi. Interagisco con tutti. L'importante è rimanere sempre indipendenti. È sempre quando se ne controlli la situazione. Diversamente no, fuori. Però quando è finché è così, tra l'altro siamo sociali, siamo esseri sociali, siamo lì per, in un certo senso, interagire tra di noi. Però sempre quando questo non diventi dipendenza, non diventi limitazione, Certo. non diventi violenza. Quindi, recedere un legame di questo tipo non significa isolarsi, staccarsi, significa modificare una relazione o una potenziale relazione in maniera diversa, con due soggetti completamente consapevoli e indipendenti. È come dire, due esseri umani, capaci di intendere e di volere, dei maggiorenni e dei bambini. Una cosa è avere un rapporto sessuale tra adulti consenzienti, capaci di intendere e di volere. Un'altra cosa è avere un rapporto sessuale con almeno una parte che non è Certo, capace di intendere e di volere. In quel caso diventa violenza. è chiaro. Questo rapporto, per quanto buona intenzione ci sia, c'è un rapporto di dipendenza. Le due parti non sono completamente indipendenti.
Questo è quello che voglio far notare. No, hai ragione, è vero. Quindi alla luce di ciò, Stefania, Sì. vuoi recidere questo tipo di legame energetico con Menelao? Quindi recidi questo legame, che lo faccia anche lui se lo vuole, e dimmi cosa succede. Io ho tagliato il cordone, Sì. Che succede? che quello è scomparso, il cordone non c'è più. Come ti senti? Mi sento leggera, però vedo come una... C'è presente dei flussi di quando c'è la polvere e ci sono i raggi del sole? Eh? Delle cose così, delle particelle così luminose che in qualche modo continuano a mantenere aperto un canale. Sì, boh, quello che voglio dire è che comunque in qualsiasi maniera tu puoi interagire, però sempre quando ne sei indipendente controlli la tua situazione in questo sistema. La corda non Che ci c'è sia più. energia, attorno a noi questo è inevitabile. Per un'altra cosa è un cordone energetico diretto che lega. La corda non c'è più. Adesso dimmi se sei pronta per rientrare al presente. Adesso quindi, Stefania, io conto da 1 a 5. E mentre conto da 1 a 5, tu lentamente ti stacchi da qualsiasi densità, qualsiasi dimensione, qualsiasi ricordo e cominci a reincorporarti. Cominci a rientrare al presente da dove ti parlo, nel tuo corpo, nella tua mente. 1. Comincia a sentire il tuo corpo alleggerirsi mentre ti reincorpori e comincia a sentire questa sensazione piacevole di leggerezza dai piedi, dal basso, e senti i tuoi piedi leggeri, che adesso non sono più sprofondati come prima, ma sono così leggeri che sembrano volare. E questa sensazione di leggerezza comincia a trasferirsi per le gambe, verso le ginocchia, riempi le cosce fino al bacino e tu cominci a sentire le tue gambe così leggere che sembrano volare. È la sensazione stupenda, meravigliosa. 2. Senti anche la tua schiena alleggerirsi, ogni singolo muscolo della tua schiena si rilassa e si alleggerisce. La tua spina dorsale comincia a sentirsi ben posizionata e rilassata e tu senti anche il tuo addome alleggerirsi, il tuo petto e le spalle. 3. Anche le braccia cominciano ad alleggerirsi ed anche le mani, così anche il collo, la testa, il volto. Adesso tutto il tuo corpo è leggero. 4. E senti questa sensazione di tranquillità, di serenità, di pace lungo tutto il tuo corpo, per tutto il tuo essere. Una sensazione meravigliosa di leggerezza e tranquillità. Senti forte ed energica. Una sensazione di benessere lungo tutto il corpo. 5. Apri gli occhi. Buenos Buenos días. días. Come ti senti, Stefania? Ma te lo dico. Bene. Leggero. C'è stato un momento, mi hanno preso dei crampi terribili al piede destro, ma brutti, In brutti. quale momento? Quando stavamo parlando subito dopo gli impianti. Della parte destra. Però poi dimmelo quando senti qualcosa.
quel caso vabbè, è stata l'operazione, Diciamo così. Non pensavo questa cosa. Sì. non pensavi che questa cosa. No, non, questa cosa di Menelao, ma queste altre cose, ma no, non ho capito, per esempio, come sono arrivata a questo ricordo dell'infanzia, quello delle ciliegie. Vabbè, lì c'è stato il legame con tuo fratello. Ma lì c'era un'altra cosa, però, che è stata forte, perché siccome io ero arrabbiata, arrabbiatissima, adesso mi è tornato in mente tutto, io mi ero scordata, cavolo, ero fuggita da lì e ero finita vicino a delle arnie di api, evidentemente hanno sentito la rabbia, mi hanno riempito di pizzichi, mi avevano fatto nera, sembravo un cioè presente un gabibbo, uguale. Per quanti pizzichi avevo. Andiamoci allora, andiamoci un attimo, rimettiti di nuovo giù e chiudi gli occhi. Io conto da 5 a 1 verso il basso e tu ritorni a questo ricordo dove i tuoi fratelli ti rubavano le ciliegine. Ciliegie, disgraziato. Ciliegie. 5. Quattro. Ritorni a quel ricordo. Due. Quando sei lì avvisami. Sono. Dimmi cosa succede. Stiamo litigando. Allora io me ne vado. Sto percorrendo tutto il sentiero. Nel sentiero. Scusami, tieni il microfono fuori dalla coperta, per favore. Che cosa? Tieni il microfono fuori dalla coperta, Ah sì, per favore. forse è meglio. Sto percorrendo il sentiero che porta nella zona fredda della terra, del terreno. Sì. Come E ti senti? mi sento arrabbiata. Adesso anche nel corpo, mi sento la parte sinistra, la coscia sinistra che mi fa male, non nemmeno. Sento come se ci fosse una specie di corrente dentro. E Continua. arrivo, comincio a salire, sono arrabbiata, arrabbiatissima. Salgo ancora. Ho trovato un'altra pianta di ciliegie, mi sono contenta, adesso mi frego. Salgo sulla pianta. E le api mi danno addosso. Mi hanno massacrato. Mi senti? Sì, però tira fuori il microfono da sotto la coperta, per favore. Bene, adesso osserva questa scena come fuori dal tuo corpo. E dimmi dove vedi la tua rabbia, come la vedi? La vedo come una sfera rossa nella pancia e nella testa, in mezzo alla fronte proprio. Bene, e dimmi se le api sembrano pungerti
nei punti dove si manifesta la tua rabbia. Sì, mi hanno punto sul viso, tanto. Osserva se ti pungono anche nei punti dove non si esprime la tua rabbia. No, solo sulle mani, ma perché mi sto difendendo. Quali altre parti del corpo ti pungono? Il viso e le mani, le braccia, ma perché ce l'ho, cerco di coprirmi la faccia. E adesso osserva energeticamente il veleno di queste api che viene inserito attraverso il loro pungiglione nel tuo corpo e dimmi come lo vedi. Mi vedo una cosa scura, scura, Sì. che non vibra, che è bassa, Sì, continua. è fredda. Dimmi come fluisce nel tuo corpo questo veleno, questa energia. Come fluisce? Sì. Si diffonde ovunque e arriva nella pancia però. Che strano. Questa energia velenosa nella tua pancia, quali problemi ti ha provocato? L'intolleranza. Che però so uscire Adesso fuori fisicamente molti anni dopo, nella realtà. sì, per un motivo X si sono somatizzati dopo, va bene, sì. Lo stiamo qui a indagare adesso. Non so. Beh, adesso vuoi sradicare la causa di queste tue intolleranze alimentari? Sì. Bene, facciamo un lavoro energetico. Prima di tutto togli la rabbia da te. Togli la rabbia dalla pancia, dalla testa e da qualsiasi altra parte del corpo tu la possa vedere. Questa energia rossa la prendi, la pallottoli tra le tue mani energetiche, la tiri fuori dal tuo corpo e la tiri via finché non scompare. Fatto. E adesso dimmi come ti senti. Bene. E osserva questa scena adesso senza questa rabbia. Osserva la scena mentre ti avvicini a questo nido d'api. Dimmi cosa succede. Niente. Quelle fanno come gli pare. Le Quello che api non ti stavano pungono? facendo. Le api non ti pungono? No. Chiaro, le api si sono difese perché hanno sentito la rabbia. Quindi adesso dimmi se c'è ancora del veleno energetico nel tuo corpo o dimmi se l'operazione delle api è stata già annullata completamente. No, c'è qualche cosa ancora, ma non nella pancia. Nei Dove? piedi, negli alluci dei piedi, nei tendini. E il veleno di queste api? E Eh? il veleno di queste api? Sì, è una cosa nera, come quel veleno lì. Va bene, prendi tutto il veleno che tu vedi nel tuo corpo e lo elimini. È energia, lo stai vedendo sotto forma di energia. Lo puoi prelevare con le tue mani energetiche e toglierlo via. Sì. Ovunque sia, pancia, piedi o ovunque esso sia. E dimmi cosa succede. Molto più leggera, molto più leggera. Sento le dita dei piedi morbide, rilassate. Le gambe più leggere. È scomparso questa scia nera. Perfetto. E adesso, Sì. mentre il tuo corpo si alleggerisce sempre di più, avendo tolto l'ultimo peso che bisognava togliere, adesso riempiti di questa leggerezza, assorbita questa leggerezza,
E quando ti senti piena al 100%, apri gli occhi e ti svegli. Bien, bueno, direbbero in Spagna. Bene. Come ti senti adesso? Sai che mi è venuto in mente una cosa che, non, che quando io, che io curo le mie intolleranze, quando mangio delle cose che so che mi fanno male, con l'omeopatia e prendo Apis mellifica. Che significa che era lì. Che, cioè, che quella cosa lì è per forza collegata, perché voglio dire, quella è per le punture di insetti, ma che io mi sgonfi quando la prendo, se sono, voglio dire, c'è una relazione che è più che una relazione energetica, non so come dire. Va bene, bene, perfetto. Fisicamente come ti senti? Bene. Spiritualmente? Bene. Avevi fatto ipnosi regressiva prima d'ora? Puoi No. No. dire a chi sta guardando il video come ci si sente in ipnosi? Ci si sente, io almeno mi sono sentita concentrata, concentrata e protetta, però anche libera per certi versi, perché tu non condizioni niente, cioè le cose si muovono indipendentemente dalla tua volontà o dal tuo pensiero, ma poi magari a volte ti viene il sospetto che siano, come dire, che tu sia mosso, possa essere mosso da conoscenze, ma non è così. Non è così perché ti si affacciano le cose in modo naturale, in modo diretto, senza mediazione. E devo dire, sono stata anche contenta di non aver subito il cavallettone più di tanto, perché io, guarda, con le cavallette ho una relazione orribile. L'avevo detto, invece, come dire, l'ho visto confinato in quella situazione, e a parte c'era anche la presenza di mio fratello, per esempio, o di mia madre, però non temevo io quell'incontro, te lo dico onestamente, temevo che potesse succedere una cosa così. Quindi è una sensazione bella, una sensazione bella di leggerezza, di come dire, anche di calma, tutto sommato, anche quando affronti, perché è come se ci fosse un doppio, no? Uno sdoppiamento. E quindi io mi sentivo sicura che non mi potesse capitare nulla di brutto, no? E invece che potessi trovare una cosa buona. Io, per esempio, sento il ginocchio, adesso lo muovo, c'hai i suoi acciacchi, c'è l'artrosi, tutto quello che vuoi. Però, per esempio, lo sento molto più, lo sento scarico. E siccome sono stata almeno quanto tempo? 2 ore? Un'ora? Ecco, Sì, 2 ore circa, sì. le gambe tese, cioè io non l'avrei potuto muovere in condizioni normali. Quindi sto a fare prove fisiche, diciamo così, anche della mia situazione. E è un'esperienza bella, io la consiglierei a tutti, veramente. Quindi permetti la divulgazione di questo video pubblicamente? Sì, magari se mi copri la faccia sono contenta. Ti Perché? dispiace? Perché, mo te lo dico, io faccio l'insegnante. Ah, vabbè, allora sì, dai, per privacy, Una questione diciamo, solo di questo genere, non per per altri. causa professionale, va bene, ci mancherebbe altro. Non per altri motivi. Solo per questo. No, Vedete? pensavo fossi un narcotrafficante, Ma manco sicuramente io ho un sacco capisco. di piante di roba piantate sul mio terrazzo, che ci cresce la coca. Perché c'è un terrazzo rigogliosissimo. E allora copriamo la faccia, è meglio, È se no ti giusto. vengono a prendere a casa. Va bene. D'accordo, allora io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Calogero. Adesso io chiudo la registrazione, però rimani un attimo in linea.